Benvenuti all'edizione del telegiornale nella lingua dei segni. Un'intesa anticoncorrenza alla base della nascita del consorzio che ha gestito il trasporto dei rifiuti speciali e dei carburanti dalle isole alla terraferma. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato. Furto all'EAV. Da alcune fermate tra Succhivo e Serrara Fontana, ignoti stanno asportando i riflettori alimentati da energia solare. Sono in corso le indagini. È tornata a casa la donna ferita alla mano dai fuochi di Capodanno. È stata operata all'ospedale Pellegrini di Napoli. La donna aveva riportato vistose ferite all'arto sinistro. Al via i lavori al plesso scolastico Giovanni Paolo II di Fondobosso ad Ischia. Da domani gli alunni della scuola dell'infanzia saranno trasferiti presso l'edificio di Via dell'Amicizia, donato dal signor Nando Esposito al Comune. Da ieri invece gli alunni della scuola primaria sono stati trasferiti al plesso Marconi di Via Alfredo De Luca. Su questa sistemazione sono intervenuti i genitori, preoccupati per l'eccessivo ingolfamento di traffico sulla strada principale del centro cittadino. Quanto le vendite online stanno influendo negativamente sui negozi dell'isola? In una indagine condotta tra i commercianti sono emersi giudizi contrastanti tra luci ed ombre. Ma c'è pure chi sostiene che il commercio in senso classico è destinato a scomparire. Il calcio, domani pomeriggio alle 15, il Real Forio scenderà in campo contro la Sarnese per il ritorno della semifinale di Coppa. Anche per oggi abbiamo concluso, ci vediamo domani, arrivederci.